Buongiorno, anzi buonasera ragazzi. Oggi vi porto in un posto dove non siamo andati da un sacco di tempo. Oggi infatti andiamo a rivedere il Rotfai Market su Racciadà e vediamo un po' come hanno riaperto e come è il mercato oggi. Questa è l'MRT a Sok. Io un video ve l'avevo già fatto sul Rotfai Market a Racciadà, però è un po' vecchiotto, quindi adesso ne sto facendo un altro. Per arrivarci potete prendere la MRT, la metropolitana MRT, e uscire all'uscita numero 3 della fermata Thailand Cultural Center. Usciti dalla metropolitana, poi dovete andare verso l'Esplanade, il centro commerciale Esplanade. Per andare al mercato potete o attraversare il centro commerciale e uscire di là e andare verso il Rotfai Market, oppure in alternativa potete camminare di fianco al centro commerciale e andare direttamente dietro. All'ingresso, come al solito, c'è il controllo della temperatura, poi ti attaccano il piccichino sulla spalla. E questo è come si presenta in questi giorni all'interno. Veramente molte, molte meno persone. Anche perché negli ultimi mesi questo mercato era preso d'assalto soprattutto dai cinesi. E adesso con i bordi chiusi, con le frontiere chiuse, non ci sono più cinesi e non ci sono più turisti. Però devo dire che la maggior parte dei banchetti, la maggior parte dei negozietti e ristorantini è aperta. Adesso andiamo a vedere meglio com'è dentro. Così vuoto il mercato non l'avevo mai visto. A questi ristorantini qualche mese fa bisognava fare la fila per potersi sedere, era tutto pieno. Adesso vi porto là sopra, da cui si può fare una bellissima foto e video del mercato. Vediamo un po' se riesco ad arrivarci. Ragazzi, sono già al terzo piano, ma sono tutti composti da mezzi piani, c'è il 3B, il 3A, il 3C. Oh, madonna. Arrivati, quinto piano mi pare. Da qua si può vedere tutto il mercato molto bene. Adesso vi faccio un paio di foto o riprese. Eccolo, questo è il Rotfai Market sulla Racciadà Pisek. Penso che potete vedere la differenza fra le bancarelle. Queste prime file vendono cibo, poi quelle ultime file vendono vestiti, occhiali e vari oggetti, e poi ci sarebbe tutta quella parte lì dietro, si vede solo un pochino di luci, sarebbe quella parte in cui c'erano i pub, è la parte in cui si andava a bere qualche cosa, però adesso è chiusa perché non è possibile vendere alcolici. Come potete vedere dalla mia camicia, ho sudato parecchio, quindi spero che non mi facciano problemi adesso a rientrare, perché sicuramente facendo tutte queste scale al chiuso la mia temperatura è salita parecchio, perché qua sono 32 gradi anche di notte. Qui a questo ristorante c'era sempre una fila chilometrica, adesso guardate, 5-6 tavoli. E in questo ristorante servono come specialità queste costolette super super mega piccanti. Vedete tutto il verde e tutto quanto peperoncino, super piccante. Questa è la zona che vi dicevo prima, dove prima di solito vendevano alcolici, però adesso non si può vendere alcolici ed è tutto chiuso. Is possible to buy? Adesso questo qua mi dice che qui è possibile bere qualche cosa anche se c'è il divieto, quindi ci sono parecchie cose da mangiare, quasi quasi.
volevo provare qualcosa di ancora più nuovo, però niente, alla fine non ce l'ho fatta. Mi sono avvicinato a sto banchetto, stavano facendo una zuppetta ed era un odore troppo buono, non ho resistito. E niente, non ho resistito. La zuppetta di pollo attira. Dai, guardate che bella, con la sua zampettina di gallina qua, e tante cosine buone. Allora, la zuppetta odorava e pareva molto più buona di quello che era in realtà, devo dire la verità, non era il massimo, quindi sì, l'ho mangiata così così. Adesso voglio rifarmi la bocca con qualcosa di un pochino più sfizioso, vediamo un po'. Tipo questi arrosticini sembrano molto gustosi. L'arrosticino è sempre l'arrosticino. Appena riscaldato sul grill, uno spettacolo. Qui si mangiano frutti di mare e si mangiano direttamente con le mani, ti danno i guantini di plastica e poi puoi mangiare direttamente con le mani dal tavolo. Anche qui sembra che alla fine vendano la birra. E questi negozietti sono in realtà dei Volkswagen T2, T3 sparpagliati per il mercato, anche se non è che si vedono tanto bene perché ci hanno attaccate tutte ste reti di fianco. Era più carino senza reti. Non sono neanche le 9 e stanno già cominciando a sbaraccare comunque, quindi pochissimi turisti, poche persone per essere domenica sera. Niente, se qui non riaprono le frontiere io la vedo molto molto brutta per loro.